registra. Vabbè, buondì. Il trucco qua. E abbiamo intanto la truccatrice che sistema il nostro Marco. Va bene, ok. Dunque, allora, giorno 20. 20. Giorno 20, buongiorno a tutti. Qua è come il ciclope di X-Men, con questo cerchietto bellissimo bianco qua. Allora, partiamo subito, vogliamo ringraziare tutti quelli che hanno commentato il nostro ultimo video, vi ringraziamo, grazie. E partiamo subito con l'argomento, oggi si parlerà di Parleremo delle usanze varie, strane, che ci sono in certi paesi del mondo, dell'universo. Dell'universo, per esempio, dunque... L'usanza di far diventare l'immagine rosa. È bellissima, è bellissima. Entriamo nel momento serietà. Momento serietà. Momento serietà è però così, è nero. È un po' da... Il momento serietà è questo, dunque. Sì, ma il momento serietà è quello del colore dell'arcobaleno. Vabbè, fa niente. Allora, stiamo continuando a sondare il fantastico mondo degli effettacci visivi. Esatto. Allora... Non hanno un'usanza in Libano. Cosa succede in Libano? Praticamente succede che il governo, l'intelligenza del governo ha detto che gli uomini possono fare sesso con gli animali, purché, qualsiasi tipo di animale, purché sia femmina. Se è maschio, punizione è la morte. È la morte. Così sì che ha senso. È cazzo, allora sì, beh, certo. Perché l'importante basta che sia una femmina, perché se è un uomo, no, non può, se è un maschio. Poi, cioè, no, ma io mi immagino questa persona che va lì e fa... Oh, è un cane, ma che bello questo cane, attraente, gli alza la coda, è una femmina, ok! Cioè, no, e poi, oppure, io immagino questi tizi... Non andate mai in vacanza in Esatto, Libano, questi tizi, magari ci sono i pascoli, non so se in Libano ci sono i pascoli, magari vedi questo tizio che si avvicina furtivamente a te, quello di tasta il culo, no? Hai da fare stasera. Ehi, bevi. E intanto passa magari il poliziotto, questo qui si porta una pecora. Fermo. Intanto è la pecora. E fa, il poliziotto fa, fermo, documenti. Documenti. Fa, no, ma guarda, è femmina. Faccio vedere la pecora. Sì, prego, femmina, continuo. Prego, prego, continuo. Cioè, a Liverpool invece, qui stiamo parlando Inghilterra, no? Liverpool. Gente, un attimo. Che cosa succede? Sono commesse in topless, ok, quindi a seno nudo, voglio dire, è abbastanza strano, ma solo nei negozi di pesci tropicali. Cioè, io dico perché delle commesse possono esistere in topless nei negozi dei pesci tropicali, ma dai, cioè, perché mille... perché pesce sta tutto il giorno nella vasca, si rompe un po' i coglioni, allora c'è qualcosa da vedere, sì, ma perché poi probabilmente quelli che comprano i pesci tropicali sono degli impotenti un po', non so, sì salutiamo tutti quelli che gli ospiti, vabbè, no, salutiamo tutti quelli che comprano pesci tropicali, una battuta, ma siete impotenti, comunque pensate che in Bahrain, che non so bene dove sia, penso che ci facciano la Formula 1, Dov'è il Bahrain? Vabbè, non si sa dove è il Bahrain. Cosa succede? Mi può, perché c'è... no, madonna che luce bianca, spenga le luci poco basta, grazie. No, ancora? Basta. Ok, boom. Allora in Bahrain pensate che i ginecologi possono essere uomini, quindi curare le donne, di fare il cazzo che devono fare, ma non possono guardare direttamente gli organi genitali. Quindi cosa fanno? Li possono guardare attraverso uno specchio. Cioè, immagino una sorta di vampirismo. Esatto, immagino lui che crea questa struttura davanti alla donna, cioè... con le impalcature, lo specchio, lui si mette a testa. No, ma è più semplice, cioè, fa così, la fa sdraiare su un lettino, gli fanno aprire le gambe verso l'alto, c'è uno specchio, lì al soffitto, il medico si arrampica e fa, signora, vede qui, C5, c'è qualcosa che... Esatto, sì, ma oppure... il problema è che se le mette le mani, lui le vede al contrario, quindi non è facile. In Colombia, a Cali, invece, caro Marco... Non so dove sia Cali, io in geografia sono... Io penso Cali che... è in Colombia. Pensa che io pensavo fino a un mese fa che Trieste fosse in Trento, in Trentino. Neanche. È veramente? No, è Friuli. Vabbè. Allora, praticamente... Un saluto ai nostri amici di Trieste. Soprattutto Jacopo, che è qua. A Cali, in Colombia, la donna può avere rapporti sessuali solo e esclusivamente con il marito e la prima volta che questo accade deve essere, per legge, per usanza, presente nella stanza la madre di lei. Ora, io mi immagino questa dolce ragazza che sta per avere la sua prima volta con la madre. Così. E immagino la suocera che rompe i coglioni fin da subito. Ma va te, la chiama elezione è quella? Esatto. Vedi mio marito, Più a sinistra, più a destra, più a sinistra. Che palle, che palle. Inclinati un po' di più, dai, prendila, dai. E questo è il modo per andare, aspetta che ti faccio vedere io. E si sposta la figlia e si mette lei. Cioè, immagino l'imbarazzo di questo ragazzo che ha la mamma di lei a un metro da lui che lo guarda così. Cioè, quindi dice che a Santa Cruz in Bolivia un uomo non può avere rapporti sessuali con una donna e con la figlia di lei contemporaneamente. Ora,
con una donna e la figlia di lei. Cioè, ma che cazzo? Diamo i numeri, cosa cazzo è? No, no, però sai cosa che mi, sai cosa che mi fa ridere? È quel contemporaneamente che non riesco a capire. Ah no, giusto, giusto. Cioè, la figlia, cioè, è mamma. Separatamente, prima mandato la figlia va bene. Sì. Ma contemporaneamente no. No, è reato, è impossibile da andare avanti. Poi, a Hong Kong, una moglie tradita, vai. Cosa fa? Uccidere il marito. Allora, se la moglie viene tradita dal marito, può ucciderlo. La legge glielo concede, ma può farlo solo a mani nude. Però può ammazzare nel modo che più vuole, nel modo che preferisce, cioè può prendere anche una bomba atomica e mettergli addosso, all'amante del marito. Cioè io dico, questa donna, cioè, l'amante del marito può essere ucciso in qualsiasi modo in cui, dice proprio, testuali parole, mentre può uccidere come più la grada l'amante del marito. Cioè, proprio... Questa mentre vede il marito che si scappate e fa, bastarda! Prende un fucile e spara in testa quella lì. Poi si rivolge al marito e fa, adesso è il tuo turno. Marito, naturalmente... Specchio riflesso! Bastardo! Pronto! No, poi, tra l'altro... Io mi immagino lei che prende quella bomba a mano, le apre la bocca e fa, posso! Nastro adesivo fa... Tipo il glister lì, quello lì, il colluttorio. Mi capisce in un secondo. Vai. A Guam, dove hanno inventato... E dove ci sono i fanghi. I fanghi di Guam. Esatto. Ci sono uomini che di mestiere fanno questo, girano per le campagne, ok? E deforano le giovani vergini che pagano per poter stare per la prima volta con un marito. Uno dice, ma che cazzo di mestiere è? Cioè, non ho capito, fammi capire. Cioè, questi qui di mestiere vanno in giro a sverginare le ragazze. Ma perché? Perché a Guam, cioè, vige una legge che dice che una ragazza vergine non si può sposare. Quindi non può, cioè, e questo è infatti voglio dire, ma scusa, farlo col tuo futuro marito per la prima volta? No. No. Devi darti a questi uomini, che io immagino questi tizi che girano con la Pecar, no? Con tutte le creme. Con scritto uomo, misura. Svergination power. Svergination power. Con 30 centimetri di potenza. Esatto. E lei fa, chi paga? Però non è male, cioè, come la ai musulmani, invece, è proibito guardare i genitali di un cadavere. Cioè, questo vale anche per gli impresari di pompe funebri. Gli organi sessuali dei defunti devono sempre restare coperti da un mattone, un pezzo di legno per tutto il tempo. Da un mattone? Ah, la prova per vedere se un defunto musulmano è veramente morto è quale, nel momento in cui gli appoggiano un mattone sui coglioni, non protesta, figa. No, ma comunque, cioè, spiegatemi perché è vietato vedere quando voi avete visto dei coglioni di un morto, cioè. Ma sai cosa fanno in Indonesia? Se li mangiano. Ma no! In Indonesia è proibita la masturbazione, cioè se ti beccano che ti masturbi ti tagliano la testa. Io dico, ma tagliami la mano? Perché la testa? Cioè, mica, io quest'ora proprio... io quest'ora ero proprio morto da anni. Infatti qua chi porta gli occhiali... Chi porta gli occhiali sono io, infatti. Da noi invece c'è solo la minaccia. Ma però volevo farti notare, i calletti. Ho dei guantini della masturbazione incredibili. Per non farti beccare da quelli del... Da quelle dell'Indonesia, esatto. Perché io sono stato in Indonesia una volta e mi ci ho rischiato grossissimo. E tra l'altro, cosa fanno in Indonesia? Sono i poliziotti che entrano in camera. Cosa stai facendo? Te lo giuro, mi stavo spammando una pomata. Va bene, questa volta, poi in bagno. Tove, cazzo! Un conto è se uno è un maniaco e si va a masturbare al parco e dice, vabbè. Se ti masturbi a casa tua, come cazzo fanno a beccarti? Ma sì, ma non ci dà. Queste sono comunque le. Delle perle, delle pergole. Sono delle pergole. Dice, aspetta, qui dice. Nello stato americano del Maryland le macchinette le macchinette dispensatrici di preservativi sono illegali. Non sono illegali però se si trovano in luoghi dove si vendono anche bevande alcoliche da consumare sul posto. Ora, cioè, dove c'è un distributore di birra attaccato, sicuramente troverete un distributore di preservativi, perché se no è illegale. Addirittura lì esce il preservativo con dentro una lattina di birra, perché infatti è comodo, è un canale, comunque appena ti fa vedere che, cioè, capito, se uno ce l'ha grossa come una lattina di birra, va bene. Comunque adesso abbiamo finito il nostro tempo, noi vi salutiamo e abbiamo anche la testimonianza di uno del Maryland, del Maryland, possiamo vederla? Sì, vai, prego. Sì, no, io alla fine so che i distributori di birra sono tutti con i preservativi dentro. Comunque vi invitiamo a commentare e a darci nuovi spunti per gli argomenti. Noi vi salutiamo. PS, guarda se che... voi... un saluto, quindi ciao! Ciao!